Cari videogiocatori, care videogiocatrici, ben ritrovati sul mio canale per iniziare questo breve gioco, una brevissima avventura di una sola puntata, lo finirò in un'ora circa, a Memoir Blue, videogioco indie che ho trovato sul Game Pass, quindi perché non giocarlo? Versione PC, Allora... è un gioco molto particolare che può piacere, come no, questa sarà anche una guida al 100% del gioco. Io otterrò tutto, io vi farò vedere tutto. E niente, vedete, c'è l'acqua, infatti è l'elemento cardine, l'acqua. Adesso noi tiriamo giù la radio e iniziamo a giocare. Non ci sono dialoghi in questo videogioco. Se così poi lo vogliamo chiamare videogioco, dipende dai punti di vista. Ok, noi siamo questa ragazza, che a quanto pare è una campionessa di nuoto. Lo si può vedere dalla medaglia. Adesso noi per interagire dobbiamo premere il tasto e far sì che partano i flash. Vedete? Infatti viene intervistata, però a quanto pare non è molto contenta lei. Non vuole tanto avere a che fare con i media. E poi, come potete vedere, stava guardando se stessa alla TV. Quindi è già successo, eh? Dietro di lei ci sono un casino di coppe, di trofei, medaglie. Allora, adesso noi dobbiamo accendere il cellulare. Però bisogna un attimo aspettare, vedete, non si accende. Ma se non parte... possiamo interagire con le cose, ecco, infatti adesso si può. E vai. Dai, rispondi. Sui messaggi. Come potete vedere la lingua è incomprensibile. Sono dei disegni, io adesso rispondo così, potete rispondere un po' come volete, è irrilevante. Ha messo la funzione silenziosa, solo vibrazione senza musica. Ma se n'è accorta? Perché in realtà sono stato io. Allora, qui bisogna tirare fuori i cubetti di ghiaccio. Se volete l'obiettivo, se non vi interessa invece non è necessario questa cosa. Fatto questo, invece di tirarli fuori i cubetti, bisognerà affondarli, tirarli giù. Facciamo così. Adesso appaiono i pesci. Come fanno a starci dentro un bicchiere? Non lo so, ditemelo voi com'è possibile. È una ragazza triste. Infatti si capirà che ha un rapporto conflittuale con la madre. Ed è molto legata alla radio. Una radio vecchio stile. Adesso qui voi dovete semplicemente andare, ecco, far apparire l'immagine e poi premere i due pulsanti, 1 e 2. Vedete? E poi andare avanti. Sì, questo, anche questo vi farà ottenere un altro obiettivo. Se volete millare il gioco, dovete fare così o ottenere i trofei. Questo è il metodo giusto. 1 e poi 2.
Un treno. Ok, qui invece cosa abbiamo? Un battello. Anche qui la stessa cosa. Uno, c'è il sole, una bella giornata, sì. E poi un po' di vento. Giornata burrascosa. E poi una città. E ancora. Pioggia, ok. E così via, ancora. È un fuoco? No, sono delle alghe. Ok, e poi di nuovo fulmini. Forse non lo so. questa è una giostra coi cavalli, si capisce subito. E poi diventano dei delfini. Ancora una volta, una madre, questo è quello obbligatorio, la madre con la figlia. Vedete, c'è sempre l'acqua come elemento. Speriamo che non sia coperta da copyright la musica, la canzone. Penso che sia tutto simbolico, piove dentro casa, ma adesso dobbiamo far calare la notte, però anche qui c'è un possiamo tenere fate come me. Giriamo la gru. Ok. Insegna e il sole. Facciamo arrivare la notte. Sì, ci sono delle cose interattive, ma noi non controlliamo lei, la ragazza. Il suo appartamento si è completamente allagato. È tipo un viaggio onirico. Dove andremo? Sì, avevo voglia di fare un gioco breve, esattamente come Dissection, subito dopo. Ho pensato di portare questo. Dentro alla metro. Togliamo questi giornali, vedete c'è la madre con il padre e la bambina. Poi però mamma e papà litigavano, la bambina ci andava di mezzo come succede molte volte. E lei scappa con la bambina. Fugge via. Da un marito violento. Litigavano, però non sappiamo le motivazioni, il perché. Qui invece bisogna preparare e fate così, anche in questo caso otterrete un obiettivo. Io lo ripeto perché purtroppo a volte me lo dà subito, altre volte purtroppo no. Achievement. Ok. Adesso bisognerà timbrare i biglietti. Prima però bisognerà prendere i biglietti. Quindi inseriamo le monete. Dovrebbe andare lì. Ok, uno e due.
Sì, vai. No, devo premere l'altro anche. Sì, perché un adulto è un bambino. Adesso sì. Vai. Scusate, a volte i passaggi sono un po'... L'ho giocato, ma potrei anche confondermi. Qui dobbiamo mettere, ecco così, il blu. Altro, oltre all'acqua, anche questo è un elemento importante, un colore importante. Dai, devi timbrarli su. Non li ho timbrati bene. Prendiamo quest'altro. Prima, vai fino in fondo, maledizione. Oh, finalmente. E uno è andato. Timbra anche quest'altro, questo verdolino. Bene. Voilà. E adesso li inseriamo nella fessura. Vai. Vai, riesco a prenderlo. Scusate, ma sono un po'. Ecco. Ok. Timbrato. Per fortuna questi biglietti non sono pluritimbrati. Ok, andata, è fatta. Vedete, il gioco si divide in più sessioni, in più... È tutto nella... diciamo nell'immaginazione del giocatore. Possiamo noi immaginarci le cose, quello che è accaduto. Infatti è partita... La bambina è partita con la madre, vedete, appoggiata alle sue gambe. Le ginocchia. È appoggiata alle sue gambe. Poi. Sembravano felici. Bisogna fare partire il treno. Adesso, vedete? Solo che non l'ho fatto partire bene. Devo rifarlo. E dai, muovetevi su queste rotaie. Ruote, muovetevi. Ruotate. Devo andare avanti, sì. E partirono, e così andarono. Lo so, se potrei definirlo un gioco rilassante, un gioco zen. Come ben sappiamo, il mare è pieno di pesci. Che sia giunta a destinazione? Infatti adesso dobbiamo arrivare alle porte per uscire. Dai, segui i pesciolini. Quelli colorati. E qui lei, la madre con la bambina uscivano. Erano scappate in fretta e furia, immagino. Quello che vive sarà tutto un sogno? Andiamo nei fondali marini. Nuova ambientazione. Qui bisogna semplicemente illuminare le meduse. Toccando le metteranno dei suoni.
È molto semplice come gioco. Continuate a toccare e far suonare le meduse e poi partirà il filmato. Di nuovo i due pesci. E non ha neanche bisogno dell'ossigeno la ragazza, è un fenomeno. È una sirena. Sì, lascia molto all'interpretazione, possiamo interpretarlo un po' come vogliamo. Può essere un viaggio interiore della ragazza, nei ricordi. Ecco, adesso qui possiamo ottenere un altro obiettivo interessante, se vi interessa. Basterà semplicemente fare cadere giù le tavole. Facciamole cadere giù. E noi otterremo un achievement. Io lo faccio un po' più di volte. Voi se lo giocate su console, ve lo sblocca subito. Ma io sul PC non lo so, ma a me arrivano in ritardo. Vabbè, ok. Adesso creiamolo il ponte. La ragazza deve passare, eh. Se no come fa? Ok, dai, anche questo qui. Tiralo giù. Devo farlo io? Ok, mi sta bene. Hanno preso il mare, mi sa. Sì, un battello. Quanto hanno speso? Non lo so. Non, da notare anche la valuta con il delfino. Ah, le ha dato una cartina? Anche qui era con la madre, ovviamente, perché si saranno trasferite in qualche altra città. Insomma, sono andate lontane. Sì, infatti. Ho preso il battello. La nave. Dai, sali sulla barca. Qui invece dobbiamo semplicemente metterlo in moto. Una cosa abbastanza semplice, no? E il gioco è molto intuitivo, non è che ci voglia chissà cosa, per andare avanti. C'è qualcuno? Fate così. Ecco, avete sentito? Qui si è sentito l'achievement preso. Obiettivo, ok. E poi partiamo tirando sulla leva. Calmo il mare per partire? Sembrerebbe di sì. E sono partite. Mamma e figlia. Ok, ma è un lago. Non siamo in mare aperto. Allora, l'obiettivo è andare dall'altra parte. Prima però, prima di andare là, anche in questo caso si può fare un altro obiettivo.
Adesso ve lo farò vedere. Andiamo di qua. E c'è una boa. Bisogna far emergere tutte le boe. Con dei pesci? Tutti i pesci corsero a galla? Ah, hanno visto i pesci saltare, sì. Ah, è da lì che le è nata la passione per il nuoto, forse. Potrebbe essere. Allora, no, devo girarmi così. Bene. Ok, due boe. Mi sembra che siano quattro. Quattro boe da fare. Può riuscire. Tre. Ok, quattro. Sì, esatto, avete sentito? Adesso possiamo raggiungere l'isolotto. Vai. Attracca, attracca, che è tutto tranquillo. Con una pianta stranissima, tra l'altro. Ma è una specie di santuario, cos'è? Eh sì, sono scese qui. Sto già registrando da una ventina di minuti. Siamo neanche a metà gioco in realtà. Però ce la devo fare, dai, in un'oretta massimo vorrei finirlo. È un bel posto, suggestivo. Certo che con quel maglione andare in acqua e con quei jeans, ma soprattutto il maglione, se l'assorbe tutta l'acqua. Qui dobbiamo far emergere le foto. Ci sono tre foto, se non mi sbaglio, se non erro. Prima però bisogna togliere tutte le foglie perché danno fastidio. Dai, via, 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 via. Tira sulla prima, dai. Sta qua. Dai, 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 fammi vedere. Ok, erano scese dal battello, sì. Ed erano felici, mamma e figlia. Poi? Qualcosa poi sarà successo perché non. Da come ho capito non andava più d'accordo con la madre. Invece l'ultima non ce la fa vedere, affonda giù definitivamente. Devo dire che graficamente è carino, dai. Ha un suo stile. Eccola lì. E qui un altro obiettivo, amici miei. Possiamo sbloccare un altro, bisognerà far roteare il pesce così, fatelo roteare intorno alla foto e otterrete un altro obiettivo. Ok. E poi ci pensa lui.
Sì, molto zen. Tra un gioco impegnativo e l'altro ci può stare anche un gioco molto tranquillo, tutta calma. Un po' ne ho fatti di questi giochi. Tra un gioco impegnativo e l'altro ci può stare. Qui bisogna attivare la ventola e poi... Un attimo, fatemi fare mente locale. Sì, togliere la tenda che ormai è bella che è andata. Ecco, infatti. La bambina era sempre con la radio, era proprio appassionata fin da piccola. Accendiamo le luci. Una. Poi la seconda. Poi togliamo queste pieghe. Ha fatto cadere una cosa, scusate. Vabbè. Ok. È a posto. E una nuova zona. Sempre sott'acqua, una città subacquea. Forse dove viveva prima? Dove viveva un tempo, quando era bambina? Quando si era trasferita con la madre? Tiriamo sul... la sala cinesca. Ok, sì, mangiavano bene. In un ristorante? Sentivo delle voci. Qui bisogna fare cadere l'ombrello. Bene, subito. Fatto canestro. E infatti un altro achievement. Un altro obiettivo. Cosa devo fare qui? Non mi ricordo. Un attimo. Tiriamo giù. Sì, devo tirarlo giù. Uno, le ombre cinesi. Ah, una chiocciola. Iniziava a piovere. Dai, chiama l'ascensore. Andiamo su. Abitavi qui un tempo, che poi non so neanche il nome della ragazza. Mi sembra... Che ce l'abbia un nome, però non ne sono sicuro al 100%. Dovrei guardare, non mi sono informato. Tanto io vi parlo, ma poi continuo a giocare perché non posso fermarmi. Sì, si erano trasferite, vedete, ci sono gli scatoloni, arredavano la casa. L'onnipresente radio. Ah, passavano la sera, a quanto pare, mamma e figlia, ascoltando la radio, la musica. E qui presumo che lavorasse la madre. Sarà il suo ufficio. Bisogna tirare fuori tutte le cartelle, tutta la roba. Questo
quella con cui possiamo interagire, ovviamente, perché vedete il resto rimane lì. Sì, la madre lavorava. Magari la figlia si sentiva trascurata. Sì, vedete, adesso non era più. Però aveva trovato un lavoro e passava più tempo al lavoro la madre. E la bambina rimaneva da sola con l'unica compagna, la radio. La sua unica compagnia. Uscivi e guardavi la TV? Vedete, bisogna mettere la stessa immagine. Puoi rifarlo nuovamente, ancora una volta. Questa. E ancora un'altra volta, non è finita. La giostra. Era attratta dai pesci. Vedete, per questo magari è voluta diventare una nuotatrice. Infatti qui, qui inizia a nuotare, sì. Subito un fenomeno. Ha subito abbandonato il salvagente. Vedete, iniziamo a capirci qualcosa sulla storia. È tutto noi dobbiamo interpretare perché, come vi ho già detto e come potete vedere, non ci sono né testi né niente, solo delle immagini visive. E dei filmati. E qui c'è un altro obiettivo. Io potrei andare giù, prendere la scala mobile, ma bisogna prima tirare il delfino giù per ottenere un obiettivo. Ma scendi o no? Che poi a volte me lo dà, a volte no. E poi devo controllare da fuori se mi ha sbloccato tutto. Comunque dovete tirarlo giù. Dovete tirare giù il delfino insieme ai pesci. Ecco, me l'ha dato adesso, avete visto? Ok. Posso scendere, perché voglio fare il 100%. Portarlo al meglio. Questa è una guida completa. Dai, vai giù. Una nuova canzone. Avrò dei problemi? Purtroppo con YouTube non sai mai se stare tranquillo o no. Perché il copyright è sempre dietro l'angolo. Un po' di video, ho dei problemi con alcuni video.
purtroppo, ma ormai li ho fatti uscire anche tanti anni fa e non posso più farci niente, mentre quando lo carico posso sapere, potrei sempre aggiustarlo, però poi se mi arriva dopo la corrispondenza non posso più farci molto. O meglio, non sempre, a volte posso farci qualcosa, ma molte volte anche no. Vabbè, dai, concentriamoci sul gioco. Adesso leviamo tutto questo schifo. E altri pesci, altri... Sì, adorava proprio i pesci la bambina. Però era sola, vedete, adesso la madre non c'è più, sta facendo tutte le cose da sola. Sì, sta rivivendo il passato lei. Anche qui ci sono i fulmini, simboleggiano magari la tristezza, la paura. Lo smarrimento. Dai, segui la tua controparte bambina, vai. Adesso dobbiamo sradicare queste piante, questi vegetali, però non va avanti la nostra. Sì, la madre magari era stanca, la bambina aveva bisogno di affetto, di... però... Cos'è il podio? Qui bisogna tirare su questo affare. Così. Gonfiare i palloncini. Ok. Scommetto che lei è arrivata prima. Ok, l'oro. Il bronzo e l'argento. Certo. Scommetto che lei è arrivata prima. Sì, infatti. Beh, almeno la madre lì è andata. Ah, le ha fatto la foto, sì. È orgoglio... Ah, doveva andare a lavorare? Guardava l'orologio. Sì. Tra l'altro ha anche la 24 ore la valigia. No, forse quella del pranzo. La 24 ore no, però. Sembrava la valigetta quella del pranzo. E anche qui la stessa cosa. Bisogna sbarazzarsi di questo cancello. Dai, se ci riuscissi, vai. Oh. Dai, levati. Dai, su, che queste piante danno fastidio. Dai, dai, levati, dai. Oh, finalmente.
Ah, qui era una nella doccia, sì. Ah, il vetro appannato, eh. Trallallero, trallallà. Sono passati gli anni, a quanto pare qui è già adulta. È già più grande. Si sarà deteriorato ancora di più? Il rapporto con sua madre sarà ancora più deteriorato? Guido. Ah no, fa da solo, ok. Sì, non era più andata la madre. Aveva di nuovo vinto. Ha una medaglia. No, è andata poi. Però in ritardo. Ma nonostante tutto la figlia le vuole bene. Qui bisogna togliere queste piante che danno fastidio. Vedete, ci impediscono di aprire il boccaporto. Dai, su. Forse c'è ancora. Ah, quella lì mi dà fastidio, ho capito. Sì, vedete, non me la fa aprire. Devo togliere da qui, forse. Ok, sradicata. Ok, ma cos'è un cavò? Ah sì, bisogna tirare su queste che sono luci. Se riuscissi ad attaccarlo, ok. Cali il sipario, no? Una premiazione? Sì. Dai, fa la foto. Ah, era diventata famosa? Sì, lei. Però è triste, vedete, non è tanto felice. Vincere non le bastava. Preferiva l'affetto della madre. Lei voleva l'affetto di sua madre. Ah, adesso qui vedete, sta simulando che sta rompendo tutto, vedete? Un attacco di ira, di rabbia. Infatti noi dobbiamo buttare giù tutto. Dai, butta giù tutto, ok. Così. Sì, era entrata, non lo so. Il camerino? Che ha spaccato tutto? Ah, la radio. Non si era più vista, è vero. Pure un elemento importante. Perché le univa anche, un album. Un album? Com'è? Ah, così, ok. Questa era la sua camera? Sua cameretta. Dai, facciamo entrare la luce. Spostiamo tutto, mettiamo in ordine. Eccola qui, di nuovo. Ah, una musicassetta, dai. Ormai non si usano più, però quando ero bambino io me le ricordo molto bene.
Dai. Un po' di musica. Sì, sono ricordi. Questi. Ah, a scuola? Andavi bene a scuola? Non lo so. Dai, tira fuori i quaderni, l'astuccio, matita, penna e gomma. Ok. Ma come? Ma neanche il tempo, subito già la campanella. Fiu, ci ha salvato la campanella. Ah, qui invece una gara di nuoto. Qui noi dobbiamo. Vedete, se non faccio niente, lei non fa nulla. Dobbiamo noi interagire anche in questo caso, come in tutto il resto. Vai, buttati. Ok. E bisogna nuotare, arrivare dall'altro lato. Solo che andando avanti, lei va avanti, lei va avanti, ma diventa tutto nero. Però in fondo al buio c'è sempre la luce. Giusto? Continuate a nuotare, non fermatevi. È tutto normale. Vedete, adesso poi esce. È uscita dall'oscurità. Ok, sta male? Ha paura? Ah, sommersa dalle coppe. Non lo so, si sentiva come, come dire, oppressa. E adesso bisogna far cadere tutto. Fare in modo che lei venga travolta, se no non andiamo avanti. Vedete, cadono le coppe, tutti i trofei vinti. Lei vinceva, però non era felice. Le mancava sua madre. Ah, è tornato il pesciolino rosso. Splendente, luccicante. E il figlio? No. Mamma e figlio, sì, potrebbe essere, come metafora. I due pesci, la madre e la figlia. In effetti potrebbe anche essere. Ah, lo vedete? La vedete la giostra? Sì, adesso noi dobbiamo andare nella giostra, ma prima dobbiamo illuminare tutti questi affari. Ho ottenuto un altro obiettivo, bene. Mi sa che è un po' in ritardo, eh. Illuminate tutto, mi raccomando, perché se no non andate avanti. Questo non si illumina. Mi sa che ho già illuminato tutto, però non. Adesso dovrebbero comparire i pesci e farmi andare avanti, però. Dove sono? Ah, eccoli qua. In mezzo alle alghe. Dai, andiamo, dai, dai. Siamo già un bel po', di gioco. Io vorrei non farla più di un'ora, questa. Ok,
unica puntata di Memoir Blu. E qui bisogna semplicemente ricomporre lo specchio. Prendiamo i pezzi, mettiamoli nel modo corretto, mi raccomando. Quando ero piccolo qualche puzzle lo facevo, quindi non dovrei avere problemi. Non troppi, perlomeno. Questo di qua. Mettiamo, no, mettiamo prima questo qui. Qui. Poi questo qui qua. E questo qui qua. Ok. Obiettivo sbloccato. Un bel divano. Un sofà. Adesso noi cambiamo l'immagine perché sennò sì, possiamo ammirare questo divano, ma conviene. Sì, tutto quello che abbiamo vissuto. Tutto quello che ha vissuto lei. Vuoi farti un giro sulla giostra con i cavalli? Molto suggestivo. È lì da bambina. Probabilmente c'era la madre quando era felice. Sì, credo che abbiano avuto un rapporto conflittuale, mamma e figlia. I bei tempi quando erano felici, di quando erano felici. Sarà stata la madre al telefono a inizio gioco? E lei non ha voluto rispondere? Non vuole affrontarla? Adesso si sente in imbarazzo. Anche se è solo una proiezione. Perdonami. Mi dispiace. Potrebbe averle detto questo. Ah, è tornata ragazza, sì, cioè ragazza in versione cartoon e si riconciliano. Anche se immagino, non penso che sia fisicamente, perché noi siamo ancora in una specie, infatti, di sogno. Ah, la foto, quella che non abbiamo potuto vedere. È circondata dai pesci, meduse. Ah, beh, nelle braccia di sua madre. Qui sembra invecchiata, sì. Sono passati gli anni. Sì, secondo me si riappacificheranno. Per me va così. Vedete, c'è anche la luce. Adesso vede tutto colorato, non è più grigio.
Prima era blu, grigio, queste cose qui, adesso sono colori più vivi, più caldi. Prima erano colori freddi. E va, riemerge. Quando uno tocca il fondo, raschia il fondo del barile, poi può solo riemergere. Vedete tutto quello che ha vissuto. Forse era questa la foto. Ok, obiettivo guadagnato. Adesso noi dobbiamo spostare tutte le coppe. Ecco, vedete? Erano nascoste le foto di lei con sua madre, adesso invece sono in bella vista. Infatti lei non si è mai mossa di qua, non si è mai mossa da casa. Ah, sta richiamando, è la tua occasione. Secondo me è la madre, sì, dai. Infatti risponde. È tutto nell'immaginazione del giocatore, secondo me fanno pace. Sì, infatti finisce così il gioco, vedete, partono i titoli di coda. E questo era A Memoir Blue, spero che vi sia piaciuto. Io, dai, questa l'ho voluto fare, portare, poi era gratis, gratis per modo di dire, visto che pago comunque un abbonamento. Ma visto che c'era, perché non farlo? Poi, se siete anche cacciatori di trofei, amanti degli obiettivi, questo gioco può fare per voi. Ah, penso che anche la storia sia, che sia discretamente interessante. Adesso è partita anche la canzone, speriamo di non avere problemi. Va bene, io vi lascio i titoli di coda, spero che vi sia piaciuto, è stato un breve, ma dai, anche intenso, piacevole. C'ha degli spunti interessanti, è molto poco gioco, questo bisogna dirlo. Però dai, tra un gioco e l'altro anche questo genere, questa tipologia per me può andare bene. Ci rivediamo al prossimo videogioco. Alla prossima. Ciao.